Salve a tutti, eccoci qui a fare i biscotti Savoia, dolce della tradizione siciliana. Allora, qui dentro ho messo tutto insieme 600 g di farina, 250 g di zucchero, 140 g di cacao amaro, 50 g di mandorle con la buccia tagliate finemente al coltello. Una bustina di dolci di lievito, quindi sono 15 grammi, 16 grammi, e un pizzico di cannella in polvere. Poi abbiamo 6 uova intere e 220 grammi di burro. Questo è per l'impasto dei biscotti. Mentre per mettere dentro ai biscotti le mandorle che ho tritato prima, che vi dico quante ne ho fatte, ho fatto 200 g di mandorle pelate senza buccia, 180 g di zucchero e 70 ml di acqua. Andiamo a tritare le mandorle, lo zucchero con l'acqua. Quelle che ho tritato. Adesso andiamo a impiastare i biscotti. Le uova. Sto facendo tutto a mano senza planetaria, perché sto qui a casa di mia madre e non ho la planetaria. Il burro, come avete visto, l'ho leggermente sciolto, quindi adesso lo andiamo a finire qui sulla spianatoia. Allora, la finiamo a mano qui. Se vedete che è troppo dura, possiamo aggiungere un uovo, Adesso facciamo dei filoni come per fare i dorsetti, i cantucci, no? Lo mettiamo in una teglia con la carta da forno. Si possono fare di qualunque spessore,
se li vogliamo più grandi, più piccoli. Allora, adesso ci bagniamo il dito con la e facciamo un solco così in mezzo. E andiamo a mettere quella mandorla che abbiamo tritato prima. Andranno in forno a 180 per 20-25 minuti. Sempre col dito bagnato d'acqua, lo appiattiamo e andiamo a chiudere. E lo via, così viene tutto perfetto. Facciamo la stessa cosa su tutti quanti. Poi dopo, una volta cotti, andranno glassati sopra e vi faccio vedere adesso come fare la glassa per ricoprire questi biscotti. Allora, facciamo la glassa da passare sui biscotti. Qui non c'è una ricetta precisa. Diciamo che mettiamo dello zucchero a velo con poca acqua, pochissima, e siccome è troppo dura ce ne mettiamo un altro po', ma sempre a qualche goccia alla volta, perché se poi viene troppo lenta, per riprenderla o mettiamo altro zucchero a velo, se no diventa un problema. È dura, ma pochissimo, eh. Forse un'altra, sì, un'altra goccia. Ma altra, proprio un'altra goccia e basta. Deve essere abbastanza densa, eh. Ecco qui. Eccoli appena usciti dal forno. Adesso facciamo la glassa, perché questi biscotti andranno glassati, eh. Adesso prendiamo il biscotto, o se abbiamo un pennello, o altrimenti lo glassiamo così.
deve rimanere morbido, eh. Ecco qui la mandorla che abbiamo messo al centro, vedete? Guardate che spettacolo! Questi sono biscotti, questi sono biscotti.